Benvenuti ragazzi sul canale Pino Fai Da Te. Oggi volevo parlarvi della troncatrice della Evolution modello R255SMS-DB. Di questa troncatrice online ci sono molte recensioni e video anche su YouTube, quindi non vi annoierò con tutte le caratteristiche, anche se alcune scritte sulla scatola ve le metto sul video. Ci sono tre ragioni principali per cui ho scelto questa troncatrice. Prima di tutto per la capacità di taglio multimateriale, ovvero su legno, legno con chiodi, acciaio, ferroso, alluminio, PVC. Infatti io spesso lavoro con legno di recupero e anche con i metalli, quindi mi fa molto comodo questa caratteristica. Secondo punto è la capacità di taglio e la regolazione. Taglia a 90 gradi 300x90 mm ed è inclinabile in entrambe le direzioni. Terzo punto molto importante è che il motore è dietro la lama e non al lato. Nella maggioranza delle altre troncatrici il motore al lato ci ostacola quando facciamo tagli da quella parte, per esempio nei tagli ripetuti. Di solito l'ultimo taglio è molto difficoltoso perché non c'è spazio per tenere fermo il pezzo in lavorazione. Mentre con questa troncatrice dell'Evolution non c'è questo fastidioso ingombro. Il montaggio è molto facile, basta seguire le istruzioni comprese nella scatola. Se c'è bisogno si possono fare anche delle regolazioni. Comunque viene tutto spiegato nel libretto. Il motore è molto potente, raggiunge i 2000 watt e non ha problemi anche nel taglio dell'acciaio ferroso, fino a 6 mm di spessore. Però vi avverto che quando tagliate i metalli schizzano ovunque scorie di metallo, quindi indossate tutte le protezioni del caso. La fattura è abbastanza buona, anche se un po' plasticosa in alcuni punti. I fermi in dotazione sono ben progettati, però sono un po' corti e non ci aiutano molto per i pezzi medio piccoli. La precisione non è massima, anche se non è male. In alcuni tagli perde qualche decimo di millimetro. Però è abbastanza normale per una troncatrice che alla fine non è uno strumento di altissima precisione. Nella confezione viene data in dotazione anche una lama per il legno. L'ho provata ed in effetti il taglio viene più pulito, soprattutto nel compensato. Mentre il legno massello si nota un po' meno la differenza. Per concludere penso che questa troncatrice dell'Evolution sia ottima per il fai da te e il bricolage. Soprattutto se abbiamo a che fare con materiali di tanti tipi e materiali di riciclo, come possono essere per esempio i legni di pancale, dove spesso ci sono chiodi o viti. Se invece cerchiamo tagli nel legno di altissima precisione e pulizia, allora forse bisogna orientarsi su un attrezzo dedicato e più professionale. Comunque vi lascerò il link Amazon in descrizione per chi volesse dare un'occhiata. Grazie per la visione e ci vediamo il prossimo video.